e il grillo è un buon cantore, vende longobè. Benvenuti ragazzi a questo nuovo video. Eccoci qui dopo un mese di inattività. Sì, mi sono preso una bella pausa anch'io dopo gli esami e tutto. Pausa un cavolo perché sto girando il mio film, che si chiamerà Cruel, spoiler. E credo che per settembre, ottobre sarà finito, ma ora che lo metterò sul canale e tutto, non so di preciso la data d'uscita. Oggi sono qui a parlare di un film che secondo me è molto bello. La seconda parte di questo film uscirà il 5 settembre 2019, quindi volevo fare un riepilogo per poi dopo, quando sarà uscito il film e quando l'avrò visto, farvi anche la recensione della seconda parte. Il film in questione è It! Il 5 settembre 2019 esce in Italia It capitolo 2. Allora io, visto che voglio fare una recensione di It capitolo 2, volevo anche ricapitolare ciò che mi era piaciuto, ciò che non mi era piaciuto, come ho giudicato il film It capitolo 1. Sì, a differenza di molti che dicono It capitolo 1 non mi è piaciuto, no, non mi è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Si può notare che mi è piaciuto perché ho preso il DVD. Ma dopo il DVD non mi bastava, perché ho scoperto che il mio lettore legge anche i Blu-ray. Appena l'ho scoperto ho preso anche il Blu-ray e insieme al Blu-ray mi hanno dato anche il portachiavi Funko Pop di It. Poi ovviamente ho It miniserie televisiva e il poster di It. Questa sarà la miniatura del video. Perché mi è piaciuto tanto? Allora, per prima cosa, il romanzo di Stephen King è bellissimo. Non l'ho mai letto, perché non mi metto neanche a leggerlo, perché so già che non lo finirei mai, perché 1000 pagine dopo un po' sono abbastanza pesanti. Se in un futuro vorrò leggerlo, lo leggerò. Se non vorrò leggerlo, non lo leggerò. Ecco, qua c'è una cosa da dire. Molti dicono che It, quello del 2017, sia un remake della miniserie televisiva che sto tenendo al contrario del 1990. Non è una riadattazione della miniserie, non è un remake della miniserie. Quindi tutti quelli che dicono non assomiglia alla miniserie, tutte quelle cose qua, stanno sbagliando loro, perché Andres Muschietti non era neanche fan della miniserie. Lui ha preso il libro e ha fatto una riadattazione del libro. It non era mai stato al cinema, perché la miniserie è proprio televisiva, quindi è andata in onda per la prima volta in TV. E quindi Andres Muschietti ha voluto adattare questo libro per il grande schermo. Vorrei un attimo andare ad analizzare alcune cose del film. Sinceramente, a me il film è piaciuto tanto, sia per la fotografia, che secondo me le inquadrature così sono bellissime, mi sono piaciute tantissimo, sia anche per gli attori che hanno recitato. Fare un film con degli attori, diciamo che sono dei ragazzi, non è semplice, perché bisogna essere sicuri che recitano bene e fanno le cose fatte bene e tutto così. Però sono stati davvero molto bravi. Se devo fare un parere sui DVD, vi consiglio questo, il Blu-ray, anche non per la qualità video, ma più che altro anche per i contenuti extra. Se questo qui, che il DVD, contiene solo le scene eliminate, questo contiene anche altri contenuti extra che io adoro. Adesso noi tutti stiamo aspettando It capitolo 2. It capitolo 2 sarà sulle vicende dei perdenti, quindi questo club dei perdenti, 27 anni dopo. Loro erano convinti di aver ucciso It, invece hanno ucciso un bel niente. Dopo 27 anni si rifà vedere. E loro avevano fatto questa promessa, questo patto, si riuniscono tutti alla città di Derry per sconfiggere una volta per tutte
questo mostro, diciamo. Io ho visto entrambi i trailer di It capitolo 2. Il primo trailer ho seguito la diretta sul canale della Warner Bros. Americano, c'era la premiere, diciamo, e l'ho visto in diretta appena uscito. Il secondo purtroppo non l'ho visto in diretta, però l'ho visto quando era già stato tradotto in italiano, tanto ci vuole proprio poco, e è bellissimo, cioè a me dal trailer l'aspettativa si fa alta, trailer, non trailer, mi raccomando, però ho detto trailer, quindi facciamo finta di niente. Mi sono piaciuti tutti e due, ma a parer mio il più bel trailer, quello che ti fa avere più aspettativa, è il secondo, perché nel primo secondo me hanno fatto un piccolo errore. Il trailer dura, se non sbaglio, 5 minuti, ma 3-4 minuti sono soltanto su una scena. La scena in cui Beverly, diventata grande, ritorna nella sua vecchia casa, perché lei nel frattempo si è trasferita, e trova questa vecchietta, si fa ospitare da questa vecchia, poi si scoprirà che invece la vecchia non è nient'altro che una forma di It per ingannarla. È bella questa cosa, però secondo me la scena dura un po' troppo e dopo un po' può anche stufare. Secondo me un trailer per essere bello deve essere come invece è stato il secondo trailer di It capitolo 2, che ti fa venire i brividi alla schiena, letteralmente. Aspettiamo con ansia il secondo capitolo. Io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Sono stato molto, molto sintetico, perché la vera recensione dei due capitoli la voglio fare molto più attentamente, spiegandovi bene la trama quando esce anche il secondo capitolo. E adesso vado a vedere se le crespelle sono cotte. Arrivederci. E come finirò questo video? Il grillo è un buon cantore, vien de Longové! El grillo è un buon cantore, che tiene Longové!